Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Dopo 2 anni di pandemia torna il classico esame di maturità, ansia, preoccupazione e paure per i tanti giovani che hanno affrontato la prima prova scritta. Giovanni Pascoli, Giovanni Verga, la produzione di un testo sulle leggi razziali, con un brano dal libro scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre. La fisica di Giorgio Parisi, il tema sul Covid, i cambiamenti climatici e l'importanza della scienza. Dopo 2 anni di pandemia ritorna l'esame di maturità, dei maturandi ribattezzati del ritorno alla normalità. Per 2 anni infatti gli esami non presentavano le prove scritte, ma un'unica prova, quella orale. Anche quest'anno è presente una novità: gli studenti italiani dovranno affrontare soltanto le 2 prove scritte, senza il quizzone. 80.000 gli studenti campani che sono alle prese con l'esame di Stato da stamattina. Al liceo Umberto, dopo 6 ore di esame, gli animi degli studenti sono più tranquilli. Devo dire che sono abbastanza tranquilla, le tracce non erano complicate, comunque eravamo stati abituati a esercitarci su tracce che erano già uscite precedentemente, quindi sapevo anche quale tipologia era quella magari più affine a quello che io, alle mie capacità. Tu quale scelta? Io ho scelto il testo argomentativo, la proposta B2. Si partiva da un testo che parlava del rapporto tra uomo e musica e poi il testo argomentativo prevede la risposta a delle domande e poi l'argomentazione, quindi in base alle nostre conoscenze di quello che è il tema che appunto stava trattato nel testo. Ho fatto il tema sulle tecnologie, tracce abbastanza complicate però fattibile, sicuramente un'emozione nuova perché sono tornati gli iscritti, speriamo bene anche per domani latino e gli orali. È andato bene, sicuramente le tracce non sono state molto soddisfacenti, ci aspettavamo forse qualcosa di più interessante, sicuramente magari una traccia sulla guerra, visto che noi comunque ragazzi ci stiamo interessando molto, però ho scelto comunque una traccia di attualità sul Covid, quindi speriamo sia andata bene. È andato bene, 6 ore sono lunghe, però sono riuscita a finire prima, ho scelto la traccia della musica ed è andato tutto bene. Io pensavo fosse più complicato, invece sono riuscita a finirlo da sola, senza nessun aiuto, quindi spero bene. Era più facile dei temi che ci dà il nostro professore. Quindi è andata benissimo, ci ho messo pure di meno. Possiamo dire che il trauma di ritornare a fare gli iscritti dopo i 2 anni di Covid è stato superato bene? No, ma in realtà nessun trauma, non ho mai avuto il trauma, zero ansia. L'implosione del Movimento 5 Stelle si concretizza con l'addio al movimento del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Cosa accadrà nei prossimi mesi lo scopriremo di settimana in settimana, di giorno in giorno. Per ora nasce un nuovo gruppo parlamentare, 60 i parlamentari che hanno seguito il ministro. Il De Luca che non ti aspetti può parlare bene di Luigi Di Maio commentando la sua scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle, risparmiando questa volta al ministro degli esteri i soliti sfottò e le punzecchiature che hanno contraddistinto il loro rapporto negli ultimi anni. Il De Luca che non ti aspetti ti spiazza aprendo a Di Maio su un ipotetico progetto politico comune e riservando invece lo sfottò al proprio partito, quel Partito Democratico che in campagna va incontro alla gestione commissariale. Io sono fra quelli che non credono che il governo cadrà, meno. E devo dire che guardo con interesse a quello che sta succedendo. Se ci sono componenti politiche che vivono un processo di maturazione, che escono dall'infantilismo, dalla demagogia, in qualche caso da posizioni di vera e propria stupidità, io credo che questo sia un bene per il Paese. Io rimango convinto della necessità di avviare un programma costituente per una grande, unica forza politica riformatrice nel nostro Paese. L'apertura vale per tutti, vale per Di Maio, vale per altre componenti. Mi piacerebbe che si mettesse in piedi un programma costituente che desse poi vita ad un programma fondamentale per un nuovo Stato sociale. Una maturazione politica anche per il PD campano ha perso le speranze? Per il PD campano? Se adesso c'è un nuovo commissario. C'è il commissario e aspetteremo il commissario.
Nella giornata delle sorprese, De Luca parla dello sviluppo urbanistico di Napoli, con il sindaco Manfredi seduto nella sedia di fianco, riaprendo l'asfittico dibattito su Bagnoli e il suo rilancio e sul terzo mandato da governatore della Campania. Terzo, quarto, non poniamo limiti, diciamo. L'unico limite è la mia salute, cari ragazzi. Forse non mi è chiaro qual è il problema. No, io credo che si stiano determinando delle condizioni davvero straordinarie per realizzare a Napoli quello che non si è mai realizzato, e cioè grandi programmi di trasformazione urbanistica a livello di Berlino, di Parigi, di Barcellona, di Londra. In galleria Umberto Morton senza fissa dimora. È morto tra l'indifferenza di tutti Salvatore, 49 anni, clochard, abitué della galleria Umberto I di Napoli. Il corpo è stato ritrovato tra le reti di un'impalcatura, vicino a una vetrina. Dopo l'operazione straordinaria voluta dal Comune di Napoli lo scorso inverno, il monumento tra i più famosi di Napoli è tornato ad essere il tetto notturno di tanti senza fissa dimora. Se di giorno la galleria si presenta pulita e vigilata, la notte torna ad essere dormitorio pubblico e terra di nessuno, preda di baby gang e teppisti. Ancora nessun sistema di videosorveglianza è stato installato e la presenza in strada dei vigili urbani per molti commercianti è impalpabile. Serve un'inversione di tendenza e servizi maggiori per i turisti, che spesso lamentano la carenza di bagni pubblici e addirittura dei cestini per gettare le carte. Probabilmente è cambiata in peggio, però, anche in peggio. Solo proclami, editti di questo nuovo sindaco fantasma, ma poi non è cambiato assolutamente niente. Sempre degrado, sempre povera gente qua, che comunque sono reietti, e la maggior parte di loro alcolizzati, alcuni drogati. Purtroppo inizialmente andava abbastanza bene, poi come è calata l'attenzione delle forze dei vigili urbani, così hanno ripreso il loro territorio. Durante il giorno fortunatamente il problema non si pone, il problema grosso è la sera fino alla mattina presto e durante la notte. Noi stiamo qua da moltissimi anni e vedo che la galleria, invece di andare avanti, va sempre un poco indietro, anche perché adesso stanno parlando anche della sorveglianza notturna. Però quella che interessa a noi è la sorveglianza diurna, quando c'è la gente e non quando non c'è nessuno. Come infatti vedi, non ci sono vigili, è da una settimana che non si vedono, non so che fine hanno fatto. Io faccio solo un appello, almeno di mettere qualche cestino in più, sia all'interno della galleria che all'esterno, perché i turisti ci chiedono, ma no, qua non c'è un cestino, dove dobbiamo buttare queste cose? Io a volte me le faccio dare io per tenere all'interno. Siamo in collegamento con Giuseppina Tommaselli, medico di base e già componente dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Campania. Ben trovata, dottoressa, grazie per essere nuovamente collegata con noi. Grazie sempre a voi per l'invito, un saluto ai telespettatori. Allora, una situazione insomma che desta qualche preoccupazione per quanto riguarda il Covid-19, che rialza la testa con questa variante Omicron. Qual è la situazione dal suo osservatorio speciale? Sì, in effetti è proprio così, comincia qualche preoccupazione che però si deve tradurre in maggiore cautela. Stamattina ho fatto 5 tamponi, di cui 4 sono positivi, quindi alla fine una ripresa dell'attività del virus c'è. Ovviamente questo ancora per fortuna non si traduce in un pressing sugli ospedali, ma certamente un aumento del contagio c'è, e dalle esperienze delle altre 4 ondate sappiamo bene che quando poi comincia così, poi dopo abbiamo anche la pressione sugli ospedali, un fatto statistico: se molte persone si contagiano, poi comincerà anche la pressione sull'ospedale.
Ovviamente sta venendo meno anche la leggenda metropolitana che il virus col caldo perde forza, insomma abbiamo queste temperature e stiamo assistendo a questa ripresa. Quindi dobbiamo assolutamente assumere un atteggiamento di maggiore cautela, non ripensare un attimo i liberi tutti e munirci di mascherina perlomeno nei luoghi affollati. Questo è assolutamente necessario, quindi sui trasporti, i mezzi di trasporto che da noi sono sempre abbastanza affollati, nei luoghi sanitari, quindi negli ospedali, dai medici, eccetera, e negli uffici pubblici. Questo per adesso è un atteggiamento precauzionale assolutamente necessario. Infatti, perché insomma dicono gli esperti che il picco di questa nuova ondata si avrà proprio a fine luglio, quindi insomma dobbiamo veramente cercare di recuperare un minimo di rigore. Forse l'azzeramento delle misure anti-Covid è stato vissuto da tutti legittimamente, aggiungo, come un liberi tutti, ma così non è. Il virus circola ancora, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento e lavarsi le mani devono diventare, secondo me, un'abitudine di vita. Assolutamente sì, anche perché il virus va verso l'endemia ormai inequivocabilmente, è una convivenza lunga che avremo ancora per lungo tempo. L'estate non bonifica e non è virucida, quindi certamente anche in estate non possiamo stare tranquilli. La nostra densità abitativa, siamo in tanti, viviamo molto all'aria aperta, eccetera, è certamente fonte di contagio. Vediamo ovviamente di non ammalarci, nel senso che cerchiamo specialmente di proteggere i più anziani e di proteggere i più fragili, che devono continuare a vaccinarsi. Ovviamente anche da questo punto di vista c'è stato un grande allentamento dell'attenzione vaccinale, per cui la gente non si sta vaccinando più, neppure gli anziani, e questo rappresenta certamente un vulnus preoccupante. Assolutamente, quindi insomma rigore e cerchiamo appunto di vaccinare soprattutto le persone che sono più fragili anche con la quarta dose. Due anni di Covid hanno portato un arretramento di tutte le altre patologie in termini sanitari, c'è bisogno quindi di riscrivere questa sanità. Dottoressa, ma c'è da riscrivere soprattutto la medicina territoriale. È di oggi la notizia di un paziente che purtroppo doveva sottoporsi ad una indagine al presidio dei tumori, l'Istituto Pascale, e chiedeva la prescrizione al medico curante senza che avesse una diagnosi certa. Il medico curante era impossibilitato ad accontentare il paziente perché se non ha un codice di riferimento non può prescriverlo. Insomma, tutto questo è assurdo perché a pagare è il paziente che già è colpito dal dramma di questa possibile patologia grave e deve fare la questua tra il Pascale e il medico di famiglia. Cioè, c'è un cortocircuito perché i medici del Pascale non abbiano potuto scrivere direttamente l'esame al paziente, trattasi di struttura comunque pubblica. Sì, questo però credo che siamo alla fine di questo annoso problema. In effetti la Regione Campania è l'ultima regione in cui questo accade. In regione si sta lavorando, e credo che sia un fatto proprio a giorni, per consentire e per far sì che proprio a partire dagli oncologici, dai pazienti oncologici, sia l'oncologo a prescrivere direttamente su piattaforma Sinfonia l'esame
che ritiene giusto fare, senza mandare il paziente più dal medico curante, e quindi l'oncologo farà la sua prescrizione appropriata e la prenota anche. Questo significa accompagnare per mano il paziente, che non solo deve avere, non deve andare più dal suo medico curante, deve avere la prescrizione direttamente, perché con il, adesso basta dare le credenziali all'oncologo e l'oncologo accederà su Sinfonia, gli prenota pure l'esame, in modo che il paziente esce già con il suo programma. Questo accadrà anche per la radioterapia, accadrà per la chemioterapia, quindi abbiamo necessità di accompagnare questi pazienti nel percorso più semplice e anche più tutorato possibile, senza mandarlo allo sbaraglio. Il tutto avverrà nei prossimi giorni e così per i cardiologici successivamente. Quindi so per certo che si sta lavorando a tutto questo con, proprio con la piattaforma Sinfonia e con l'accesso con le credenziali ai medici specialisti prescrittori. Ieri ci sono state le nuove nomine dei manager delle rispettive ASL, aziende ospedaliere, un giro di valzer. Dispiace la non riconferma del direttore dell'azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro, che aveva lavorato molto bene anche nel periodo Covid. Poi ci sono parecchie riconferme, insomma bisogna ripartire comunque con la sanità proprio da queste nuove nomine. Sì, un saluto affettuoso a Maurizio Di Mauro, che certamente ha lavorato molto bene, e a lui va l'onore delle armi, perché in un momento difficilissimo comunque è stata alla testa di un ospedale che ha avuto il plauso a livello mondiale, il nostro Cotugno. Quindi un plauso affettuoso e caro a Maurizio. Certamente i direttori sostanzialmente un giro di valzer sono gli stessi, ma questo forse nell'ottica della continuità può essere un valore aggiunto, perché la sanità e le condizioni della nostra sanità sono tali che ancora richiedono tanto tanto lavoro, e spesso la continuità può essere utile, perché chiunque poi arriva eccetera deve ricominciare da capo, e invece perdendo tempo prezioso. Noi auguriamo a tutti un buon lavoro, la sfida che abbiamo davanti è da far tremare le vene ai polsi, perché è evidente che siamo davanti al ragionamento del riordino della medicina del territorio, e con il DM71 che dovrà essere coniugato bene in Regione Campania, perché abbiamo necessità di organizzare case della comunità, COT e ospedali di comunità. La medicina generale, per quello che ci riguarda, per quello che io rappresento, certamente è collaborativa e chiede un ruolo centrale, dove il carico burocratico finalmente è minore e la capacità clinica dei medici di medicina generale venga finalmente fuori e venga valorizzato. Chiediamo di fare i medici, basta fare i burocrati. Certamente quindi il mezzo informatico e la digitalizzazione ci verranno in aiuto, perché nel PNRR è vero che non ci sono fondi per il personale, il nostro presidente ha fatto bene a sottolinearlo a livello nazionale, però è anche vero che ci sono fondi per la digitalizzazione, e noi speriamo che con questi fondi riusciamo a rendere tutti i percorsi più semplici e a ottimizzare quindi anche le capacità e le potenzialità dei medici, scaricandoli appunto dal carico burocratico. Allora, dottoressa, noi la salutiamo, la ringraziamo e naturalmente gli auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie a voi. Se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 565. Un servizio.
La guerra in Ucraina, la crisi energetica e la carenza di materie prime, dell'agroalimentare in particolare, hanno riaperto il dibattito in Italia sulla strada da seguire per rendere il paese autonomo da questo punto di vista. In questa direzione va Agritech, il Centro Nazionale per lo Sviluppo delle Nuove Tecnologie in Agricoltura, un progetto che sarà finanziato grazie ai fondi del PNRR per lo sviluppo sostenibile dell'industria agroalimentare. A presentarlo questa mattina nella sala giunta della Regione Campania con il presidente De Luca e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito. 28 le università coinvolte, 5 centri di ricerca e 18 imprese. Nell'ambito dei progetti da mettere in campo, e anche per questo c'è una dimensione anche internazionale del centro, c'è una tematica che adesso noi ci abbiamo tra le mani, il tema dell'approvvigionamento, il tema che la instabilità internazionale può intervenire sulle catene del valore, sulle catene della produzione. Questo significa anche un ripensamento della distribuzione delle produzioni agricole, ma anche della distribuzione del valore delle produzioni agricole, perché se alcune produzioni agricole non si sono più realizzate nei nostri territori è perché non erano economicamente sostenibili. Questo significa che anche le politiche industriali, le politiche europee debbano ovviamente tener conto di questa variabile importante che oggi abbiamo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, indagato per falso in bilancio nell'affare Osimhen. La procura di Napoli, dopo quella francese, entra a gamba tesa nella compravendita del calciatore Osimhen da Lille. Il contratto dell'attaccante nigeriano e quello relativo alle compravendite di altri calciatori sono stati sequestrati. Le indagini tendono a comprendere se siano state impropriamente iscritte alcune partite economiche, intorno ai 20 milioni di euro, nel bilancio della società azzurra. Per questo motivo il presidente del Consiglio d'amministrazione, Aurelio De Laurentiis, e i due vicepresidenti, suo figlio Edoardo De Laurentiis e la moglie Jacqueline Baudy, sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di falso in bilancio in concorso tra loro. L'inchiesta è condotta dalla Procura di Napoli e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Partenopea. I presunti illeciti sono relativi alla compravendita dell'attaccante passato dai francesi del Lille al Calcio Napoli nell'estate del 2020. Anche ad Andrea Chiavelli viene contestato il falso in bilancio in qualità di consigliere delegato del Consiglio d'amministrazione della società sportiva Calcio Napoli. Lo stesso reato, il falso in bilancio, viene contestato dagli inquirenti a Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio, in qualità di consigliere delegato del Consiglio d'amministrazione della società. Per il reato di dichiarazione fraudolenta, infine indagato in qualità di rappresentante legale della società, solo il presidente De Laurentiis. Nell'ambito dell'inchiesta non sono stati sequestrati PC o altri supporti tecnologici. Vediamo insieme ancora questo servizio. C'era chi era disposto a farsi rompere i denti o a farsi procurare una frattura agli arti. Le lesioni venivano poi denunciate come conseguenze di sinistri stradali per truffare le assicurazioni e in altri casi le fratture erano inventate e venivano attestate da false diagnosi. Un sistema consolidato che ha permesso a un'organizzazione attiva soprattutto nella provincia di Avellino di incassare illecitamente oltre 600.000 euro è stato svelato da un'inchiesta della Procura Irpina. 3 avvocati sono agli arresti domiciliari, 4 persone sono finite in carcere e una è sottoposta all'obbligo di dimora, mentre 2 titolari di studi di infortunistica sono stati sospesi dall'esercizio dell'attività. Gli indagati sono in tutto 267, tra questi ci sono anche 17 medici specializzati che avrebbero attestato false lesioni o curato referti di esami radiologici e di altro tipo per avvalorare le diagnosi fasulle. La Procura di Avellino ha scoperto un sistema che si basava sul reclutamento di persone in difficoltà economiche che si prestavano a dichiarare gli incidenti, ottenendo piccole somme rispetto ai risarcimenti complessivi. Oggi circa 100 carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito 11 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nei confronti di altrettante persone sospettate di appartenere a gruppi criminali dediti alle truffe assicurative. Sull'Isola Azzurra dal 14 settembre arriva il Capri Opera Festival. Torna a essere l'opera lirica la protagonista della coda dell'estate sull'isola più iconica del Golfo di Napoli. Dal 14 al 30 settembre infatti ritorna il Capri Opera Festival, la rassegna culturale alla sua 8ª edizione realizzata con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo e della Regione Campania, presentata questa mattina a Napoli nella sede di Palazzo Cavalcanti.
Tra gli appuntamenti più attesi, la possibilità per gli spettatori di assistere alle prove dell'anteprima di Pagliacci nella Certosa di San Giacomo. Direttore artistico dell'evento, Pasquale Amato. La rassegna si sposterà poi dal 7 ottobre all'11 novembre nella città di Napoli. Il Capri Opera Festival si afferma quest'anno con l'ottava edizione, un'edizione molto particolare perché da quest'anno sperimenteremo i pacchetti esperienziali che si abbineranno all'offerta culturale. Offerta culturale di cui faranno parte gli artisti finalisti e vincitori del Capri Opera Festival, del concorso internazionale Capri Opera Festival per cantanti lirici. Un'opportunità per i giovani, un'opportunità di formazione e di professionalità, sempre nel segno del Capri Opera Festival che dal primo giorno in cui è nato ha sempre puntato tutto su questo tipo di opportunità. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Un servizio. È partito a Marcianise il Nise Art Festival, che nasce da un'idea del maestro Antonio Gentile, che ha voluto festeggiare il 35esimo anniversario dalla prima esibizione pubblica dell'associazione musicale e culturale Marchesiello, dando voce alla cultura e alle arti in genere. Giovedì 16 giugno si è esibita la part-time band al Palazzo della Cultura di Via Duomo, poi la Traditional Jazz Society e il concerto della US Naval Force Europe and Africa Allied Forces Band, la banda della NATO che si è esibita in Piazza Carità. Durante questa serata l'organizzazione filatelica di Poste Italiane ha emesso anche un bollo speciale che ha timbrato le cartoline ricordo del festival. Stasera sarà la volta di Nello Salsa e il suo quartetto con un omaggio a Ennio Morricone. Chiuderà la manifestazione il trio di Nello Daniele con Mi racconto e canto mangiando anche pino, che si esibirà venerdì 24 giugno. Il maestro Antonio Gentile. Questo è un anniversario legato ad un'associazione musicale culturale che nasce nel 1986 e la prima manifestazione pubblica, la prima esibizione pubblica si è tenuta circa un anno dopo, quindi nel 1987, e ad oggi festeggiamo i 35 anni. Chiaramente andavano festeggiati prima per una cifra pari, ma per ovvi motivi insomma li abbiamo rinviati. Le prospettive è quella di ripeto, di dare un senso di culturalità e di musicale soprattutto al nostro martoriato sud. Per l'occasione ho pensato questa idea di far creare da parte della filatelia di Poste Italiane questo francobollo a ricordo proprio di questo festival, quindi a ricordo per l'anniversario ma come punto di partenza per un futuro. Chiaramente questo francobollo, come è noto a tutti, verrà custodito poi tra 181 giorni nell'archivio storico di Poste e Telecomunicazioni, l'archivio nazionale di Poste Italiane. Per 180 giorni rimarrà qui all'agenzia principale di Marcianise, Marcianise 1, per poterlo utilizzare, quindi accompagnato con delle cartoline, folder e quant'altro legato tutto al festival. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, ci ritroviamo come di consueto nei prossimi appuntamenti di Televomero Notizie, arrivederci.